A world of original reporting. Every weeknight on the CBS Evening News with Scott Pelley. Welcome to a new edition of Our Journal. Right now, we turn on the line with Francesca Arcabasso from Shaka to talk about a special event. Siamo in diretta da una ridente cittadina siciliana. Oggi siamo qui per parlarvi e mostrarvi di quello che è il prodigio di cui stanno tutti ormai parlando. Tutti lo vogliono, tutti lo cercano, tutti lo bramano, tutti si sono presentati ormai qui, come vedete. Abbiamo un esemplare, l'ottava meraviglia del mondo, qualcosa di straordinario. Anche la flora ormai nasce e crea quasi una rotonda su questo prodigio, su questa meraviglia. Come vedete anche delle apposite decorazioni colorate lì apposte su questo. Tutti ormai ne stanno parlando. Di che cosa si tratta? Soltanto pochi sono gli esemplari che potrete vedere di questo meraviglioso palo esattamente al centro, o meglio quasi, di una strada straordinaria della nostra città. Ma guardate cosa sta accadendo, guardate cosa sta accadendo durante queste ore nella nostra città. E sono tantissimi coloro i quali si stanno riversando letteralmente per le strade in queste ore per recarsi proprio qui. Mi faccio spazio tra la folla perché sono tantissimi, sono davvero tantissimi coloro i quali vogliono assistere a questo fenomeno, a questo grande evento. Ma adesso vediamo cosa ne pensano i residenti che hanno la fortuna di assistere ogni giorno a questo straordinario fenomeno. Sì, salve signora. Come si sente ad assistere al prodigio? Il silenzio vale per mille parole. Scusa, un secondo. Ciao. Quindi come si sente ad aver appena passato una strada in cui ha trovato un palo che si staglia proprio davanti a lei? Come si sente? Come un fulmine a ciel sereno, come si trova uno? Ovviamente malissimo, è come avere un sasso dentro la scarpa, un sassolino e camminare claudicante. È pericolosissimo, perché chi lo sa ormai lo sa, a volte dall'altro lato, venendo dalla direzione opposta, il segnale che indica questo ostacolo non c'è. E sono anni, io abito da 15 anni qua. Ed è cessato sempre. Non ha senso, o si toglie la strada o si toglie il palo. La strada non si può togliere, bisogna togliere il palo. Perché si parla di rimozione? Avere l'onore di poter ammirare ogni giorno un bel palo al centro di strada che si staglia nell'oscurità proprio quando meno ve l'aspettate. Perché secondo voi si parlerà di rimozione? Perché? Bene signora, come si sente? Lei è la residente della zona. Come si sente ad avere un palo in mezzo alla strada vicino a casa? Male. Perché con i ragazzi, le moto, le bici, di sera che qua luce non abbiamo, è un pochettino pericoloso togliere questo palo, se è possibile, più presto possibile. Ma fermi, un altro residente, ci dica cosa ne pensa del palo! Ma continuiamo a intervistare i residenti, anche lei è residente? No. Ah. Ritorniamo in collegamento. Ebbene, sono diverse le notizie che ci stanno giungendo proprio in queste ore. Ebbene, abbiamo appena saputo che verrà proprio qui il presidente Sergio Mattarella per poter appunto anche lui assistere a questo fenomeno. Ma non solo, si sospetta anche la possibile realizzazione di un reality show proprio qui. Ma inoltre parliamo anche della possibilità e dell'attesa della appunto che possa venire quello che Frigatti dal Guinness World Record si sospetta possa rappresentare un vero e proprio primato questo fenomeno. Ma non solo, perché abbiamo appena saputo, ecco, me lo stanno comunicando, abbiamo appena saputo che ha appena approdato presso il porto di Shaka quello che è Capitan Uncino, direttamente dall'isola che non c'è, per poter assistere a questo straordinario fenomeno.
Ed ecco, visto che mi richiedete nuovamente il collegamento, ecco che la folla aumenta sempre di più e soprattutto l'indiscrezione diventa realtà. Capitanuncino approda sulle coste saccensi, attratto da questo straordinario fenomeno, questo evento che sta davvero facendo precipitare qui chiunque. Allora, Capitanuncino, come si sente, ecco, ad assistere a questo fenomeno? Allora, intanto non sono Capitanuncino. Come no, scusi? No, assolutamente, io sono io, cioè sono un parlamentare della Repubblica, la Repubblica delle patate. Ah, vabbè, insomma, ognuno. Come si sente, ecco, ad essere approdato a Sciacca e ad aver assistito a tutto questo? Allora, intanto vi facevo i complimenti per questo portaspecchio, perché io ho usato questo specchio per aggiustarmi qua la chioma e la mia meravigliosa bandana che mi fa fare grande successo sui mari. E dopodiché, devo dire che veramente è una delle sette meraviglie del mondo. Ora non so se è del mondo antico o del mondo moderno. Io non ho visto neanche sui mari del sud una cosa del genere. Cioè, un ballo della luce in mezzo a Sciacca, dico, manco. Ecco, ma come pensa che dovrebbe, cioè, questo è un evento straordinario, ecco, dobbiamo lasciare tutto per com'è oppure dobbiamo fare qualcosa? No, dovete fare qualcosa perché è pericoloso per le navi che vengono da questa strada. Ma qui abbiamo macchine, mi scusi. Le macchine, appunto, che vengono da questa strada si possono anche confondere vedendo questo palo alla luce. Ora vi avevo proposto una soluzione. Attenzione, la soluzione, ecco, la soluzione, l'abbiamo. Qual è la soluzione? Una soluzione è che questo palo della luce si tira un po' indietro e si mette qua vicino al marciapiede. O altrimenti, se il palo della luce lo puoi lasciare così, con questo specchio, tiriamo un po' avanti la casa, la villa, e la mettiamo proprio addosso al palo della luce, così le macchine passano direttamente dall'altro lato. Straordinario, quindi diventerebbe metà carreggiata, l'altra metà non ci sarebbe più. Certo, l'altra metà noi la usiamo per la casa o per il palo, fate voi. Straordinario, ottimizzare gli spazi, straordinario, davvero. Un fenomeno che diventa sempre di più d'attenzione per tutti. A world of original reporting. Every weeknight on the CBS Evening News with Scott Pelley. Ok, abbiamo riso e scherzato, però questo palo della luce rappresenta davvero un pericolo. Lo vogliamo togliere dalla strada oppure no?